fino a 607 euro grazie all'una tantum di luglio 2024 e di luglio 2025. Ma vediamo oggi come calcolare la cifra che ci spetta, a chi spetta e a chi spetta solo in parte. Ah raga, iscrivetevi al nostro canale se volete restare aggiornati su tutte le novità più importanti del fisco, delle nuove leggi e dell'economia. Ma che cos'è l'una tantum commercio e chi è che ne ha diritto? Si tratta di una somma di denaro che verrà versata ai lavoratori del CCNL commercio in due tranche. La prima nella busta paga di luglio 2024 e la seconda nella busta paga di luglio 2025. L'una tantum è una sorta di riparazione nei confronti dei lavoratori che avrebbero dovuto ricevere un aumento grazie al rinnovo del CCNL, ma che non lo hanno ricevuto a causa del mancato o del ritardato rinnovo, che in effetti non c'è stato fino al 2024. Si tratta di un modo per compensare, possiamo dire, il fatto che gli stipendi non sono stati alzati prima. Più precisamente, si vuole ripagare la carenza contrattuale, ossia il periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo, che sarebbe tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2023, per essere precisi. Infatti, hanno diritto all'una tantum solo i lavoratori che hanno lavorato in questo periodo e solo per i periodi lavorati. E tra poco vedremo come si fa il calcolo. Inoltre, ha diritto solo chi lavorava il 22 marzo 2024, giorno del rinnovo del CCNL. Ma a quanto ammonta l'una tantum? Massimo 607,62 euro in due anni. Massimo perché dipende da più fattori: dal livello di inquadramento, dai mesi lavorati come anticipato, da eventuali cifre cosiddette assorbibili ricevute, dopo vi spiego che cosa sono, e dal tipo di contratto che si ha. Guardate, qui nella tabella ci sono tutti gli importi massimi per ogni livello del CCNL commercio. I quadri, che è il livello più alto escludendo i dirigenti, riceveranno 303,81 euro in più nella busta paga di luglio. Chi è al primo livello 273,67 euro, chi è al quarto 175 e chi è al settimo 121,53 euro. Poi l'anno prossimo riceveranno un'ulteriore tranche identica. Queste però sono le cifre che riceverà chi ha lavorato tutti i mesi tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2023. E cosa succede quindi se un lavoratore ha lavorato magari solo in parte in quel periodo? Tipo, se uno è stato assunto a giugno 2022, che succede? Il calcolo è semplicissimo, basta dividere per 15 l'importo massimo del proprio livello e moltiplicare per il numero di mesi lavorati in quel periodo. Facciamo un esempio. Fingiamo di essere un lavoratore del CCNL commercio, quarto livello, e supponiamo di avere lavorato dal 1 giugno 2022 e che tutt'oggi lavoriamo, quindi anche il 22 marzo 2024 eravamo impiegati. Ok, quindi abbiamo lavorato per 9 mesi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2023 e l'una tantum massima per il nostro livello è 175 euro a tranche, quindi 350 euro totale in due anni. Ok, come capire però quanto ci spetta se non abbiamo lavorato tutti i mesi che intercorrono tra queste due date? Prendiamo il massimo del nostro livello, cioè 175 euro, e lo dividiamo per 15, che sarebbero i mesi che intercorrono tra gennaio 2022 e marzo 2023. Ok, quindi 175 diviso 15 uguale 11,67. Questo è l'importo a cui abbiamo diritto per ogni mese lavorato tra gennaio 2022 appunto e marzo 2023. Ora, siccome noi abbiamo lavorato 9 mesi perché siamo stati assunti a giugno 2022, facciamo 11,67 per 9 uguale 105,03 centesimi. Questa è la cifra che ci troveremo in più in busta paga a luglio 2024 e anche a luglio 2025. Quindi in totale, sommando i due anni, circa 210 euro. Comunque, qui vi lasciamo la tabella con tutti gli importi mensili già calcolati, così vi basta moltiplicarli per il numero di mesi che avete lavorato in quel periodo e siete a posto. E come funziona invece per i lavoratori part-time? Va in proporzione. Tipo, se siete un part-time a 20 ore settimanali, quindi lavorate il 50% delle ore totali, che sarebbero 40, percepirete la metà dell'importo che vi spetterebbe dal calcolo che abbiamo visto prima. Insomma, va in proporzione alle ore lavorate.
E per gli apprendisti invece come funziona? Uguale ai lavoratori normali e l'importo si calcola in base al livello in cui si trovava l'apprendista al 22 marzo 2024. Ovviamente anche qui l'importo poi effettivo va in proporzione ai mesi lavorati. E come funziona se ci si assenta per dei periodi dal lavoro? Alcune assenze possono ridurre l'importo dell'una tantum, cioè i congedi non retribuiti, le sospensioni da lavoro senza stipendio e la cassa integrazione. Però per quanto riguarda la cassa integrazione, solo nel caso in cui il lavoratore abbia percepito esclusivamente la somma pagata dall'INPS, senza integrazioni da parte del suo datore di lavoro. Ok, tutti i periodi in cui si sono verificate queste condizioni vanno sottratti. Quindi se tra gennaio 2022 e marzo 2023 avete passato, facciamo 3 mesi in congedo non retribuito, allora l'una tantum varrà solo per 12 mesi e non per 15. Quindi dovrete moltiplicare l'importo mensile della tabella di prima, questa qui, per 12. Invece, le assenze che non abbassano l'una tantum sono quelle per ferie, per permessi retribuiti, per malattia, per maternità, per paternità o per infortuni sul lavoro e congedi retribuiti. Ma è vero che a chi ha avuto aumenti l'una tantum non spetta? Né. Qui parliamo della cosiddetta assorbibilità. In pratica, se il vostro datore di lavoro vi ha aumentato lo stipendio specificando che era un'anticipazione del rinnovo del contratto, allora l'una tantum non spetta, e per contratto ovviamente intendo il CCNL, o almeno non spetta tutta. Però se l'aumento risale a dopo il 31 marzo 2023, allora l'una tantum spetta lo stesso. Per capire, se il vostro datore di lavoro vi ha detto vi aumento lo stipendio perché anticipo il rinnovo del CCNL, ma questo è successo dopo il 31 marzo 2023, allora comunque l'una tantum vi spetta. Se invece è successo prima, no. Ma se l'aumento è un aumento di merito o per uno scatto di anzianità, allora l'una tantum si prende lo stesso, a prescindere che questo sia stato fatto prima o dopo marzo 2023. Ok, ma perché questa cosa? Allora, come vi dicevo all'inizio, visto che l'una tantum è una sorta di riparazione nei confronti dei lavoratori che avrebbero dovuto ricevere un aumento grazie al rinnovo del CCNL, se un datore di lavoro ha già anticipato questo aumento, allora non c'è nulla da riparare e l'una tantum viene meno. Tutto questo, in gergo tecnico, prende il nome di assorbibilità. Con questo è tutto, raga, mettete like e qualsiasi dubbio ci vediamo nei commenti. Ciao!